Buon salve, miei giovani Padawan, e bentornati su The Build di Remnant 2. Come sicuramente avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere la versione 3.0 dello spadaccino corrosivo. Questa è la versione di questa specifica build più forte, più aggiornata e più inerente a tutto quello che è stato aggiunto dopo l'uscita del DLC di Yaesha. Detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Bene, eccoci qui. Questo è il nostro grande e grosso spadaccino corrosivo. E questa è la build. Dato che è la terza volta che viene vista su questo canale, cercherò di spiegarla abbastanza velocemente, anche perché alla fine è stata modificata leggermente per andare incontro a quello che è stato aggiunto nel DLC di Yaesha e soprattutto a quello che ha dato la nuova classe dell'invocatore. Questo personaggio molto semplicemente utilizza il ritualista e lo sfidante per andare a massimizzare il concetto di danno tramite effetti, in questo caso segnalini corrosione, e al danno corpo a corpo. Infatti utilizziamo miasma con la ritualista e titano con lo sfidante. Miasma applica effetti a tutti i nemici e titano invece aumenta tutti i vostri danni corpo a corpo, cosa abbastanza utile. La logica è molto 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 semplice. Dovete applicare più segnalini corrosione possibili a tutti i vostri nemici. Per farlo avete tante possibilità, ovviamente tramite tutte le vostre armi. La build funziona in maniera abbastanza lineare. Per quello che riguarda gli oggetti, normalmente dico che potete scegliere qualsiasi armatura, ma in questo caso, come nelle sue precedenti versioni, abbiamo la full leto, perché grazie allo sfidante abbiamo più carico trasportabile e questo ci dà una mano, soprattutto se andiamo a utilizzare l'abilità passiva dell'ingegnere, che aumenta il nostro valore di armatura, che come vedete è molto molto alto. Solitamente dico fate quello che volete, ma in questo caso sarebbe stupido non sfruttare questa occasione. Però io alzo le mani, se avete uno stile di gioco diverso e siete abituati a girare in versione più leggera, cambiate armatura e tirate via questa abilità. Ne mettete su un'altra, magari quella che vi dà l'Arconte, che aumenta la velocità con cui lanciate mod e abilità, che non sembra, ma non fa mai male. Per dire. Stesso discorso per la reliquia. Noi abbiamo una reliquia che ci dà scudo, o perlomeno io utilizzo questa perché grazie alla ruba vita che abbiamo, diciamo che lavora bene con la logica del personaggio. Voi ovviamente dovete utilizzare quella con cui vi trovate meglio. I potenziamenti sotto però non li potete cambiare. Danno elementale, danno in mischia per le logiche che vi ho detto prima. E l'aumento durata abilità serve per andare ad attivare la nuova dinamica, quella che avevo già fatto vedere nella build del Lord elettrico o una roba del genere, adesso non mi ricordo neanche come si chiama. Comunque la build identica a questa, quindi quei danni corpo a corpo, ma dedicata allo status sovraccarico e danni da fulmine. Cos'è questa dinamica? Allora, 10% durata abilità qui. Questo anello aumenta la durata di tutti gli status negativi che andiamo ad applicare sugli avversari e grazie all'invocatore abbiamo questa passiva che aumenta di un altro 30% la durata di tutte le vostre abilità. Cosa vuol dire? Che voi attiverete miasma. Come potete leggere dall'effetto, la durata degli status di miasma è più lunga della sua tempistica di riattivazione, quindi gli avversari che si prendono miasma avranno gli effetti addosso infiniti, perché prima che scadano potrete riattivare miasma. Questa logica si va a sommare a quest'anello, ovvero il cristallo degli Hahanae. Molto semplice. Questo oggetto vi dà un 5% in più di danno sugli avversari per ogni effetto univoco attivo su di loro, in questo caso 4 di miasma. Quindi avrete un 20% in più di danno infinito, perché non scadrà mai, su tutto quello che avete colpito con miasma. Ovviamente questa è un'ottica legata ai boss, però anche ai nemici elite comunque
non è una cosa che fa male, questa è la dinamica aggiunta per andare a massimizzare i danni di questo personaggio. Prima la build dello spadaccino corrosivo utilizzava come ultimo potenziamento l'aumento della velocità di attacco dell'arma corpo a corpo e aveva un altro anello invece di questo che andava a dare un altro potenziamento alla velocità d'attacco, che vi posso assicurare aveva veramente tanto peso, perché noi andiamo a utilizzare come arma corpo a corpo la nostra grande grossa spadona che fa fendenti di energia, quindi fare tanti attacchi di fila, in più come vedete al potenziamento che applica segnalini corrosione, fa tanto male, soprattutto con un personaggio che basa il suo danno su attacco corpo a corpo e segnalini corrosioni. Diciamo che l'arma che vedete è il fulcro di questa build. Però avere un 20% in più di danno perpetuo su qualsiasi cosa continuamente, soprattutto come dicevo sui boss, è tanta roba. In più, la durata di miasma sarà talmente tanto alta che la somma degli effetti darà molto più potenziale a questo personaggio. Andando a vedere le armi, molto semplicemente abbiamo un mitragliatore X. Scegliete quello che volete, ma non deve essere lo Sparkfire o un'arma con un secondo status. Deve avere solo la mod che dà il danno da acido e segnali di corrosione e sotto il potenziamento che vi fa fare ulteriore danno da corrosione. Perché, beh, abbiamo un anello che interagisce con gli status singoli e quindi le vostre armi dovranno causare solo e esclusivamente questo tipo di effetto. Danno d'acido e corrosione. Qui abbiamo altri due segnalini, comunque uno dalla mod e uno dal potenziamento. Potete scegliere l'arma che volete, alla fine non cambia nulla, io ho scelto un mitragliatore perché è comodo. La nostra arma corpo a corpo, con l'alto segnalino e i danni dalla distanza altissimi, dopo andremo a vedere bene la sua dinamica, e la nostra nebulosa, che va a applicare altri due segnalini, uno con l'attacco base e uno con la mod. Anche se l'attacco base è un pochino limitato di raggio, quindi non sempre riuscirete ad applicarlo, ma come vedrete dalle clip contro i boss, il nostro grande, grosso, unico, vero re, questa build proprio non la regge e la sciogliamo in un nanosecondo, ma questo personaggio fa così con tutti, non vi preoccupate. E abbiamo il potenziamento che aumenta il danno mod, che comunque non fa mai male. Andando a vedere quelli che sono gli oggetti, il primo su cui voglio soffermarvi è questo anello, ok? Questo oggetto va a potenziare del doppio il danno dell'ultimo status applicato e abbassa quello di tutti gli altri. Cosa vuol dire? Voi attivate miasma, applicate 4 status e soprattutto il segnalino corrosione, ok? Quindi quell'anello non parte, perché sono 4 status applicati contemporaneamente. Avendo solo segnalini corrosione sulle armi e nient'altro, questo andrà a potenziare solo il danno da corrosione e non avrete un effettivo malus su nient'altro, perché miasma si attiverà solo ogni tot e in mezzo avrete solo quel tipo di danno. È per quello che vi dicevo che è importante che non utilizzate lo Sparkfire, per esempio, che fa danni da fuoco, o ulteriori oggetti che hanno danni elementali diversi da acido o corrosione. Quindi fate molta molta attenzione. Poi abbiamo il nostro amuleto, che è una parte fondamentale della build. Aumenta del 20% tutti i danni degli effetti negativi e ogni tot secondi genera un'esplosione che fa un 20% di danno totale sul totale degli effetti applicati, quindi è veramente tanto, sugli avversari che andate a colpire, cosa estremamente forte, perché andrà a sommare tutto quello che voi fate con tutti i segnalini e genererà questo tipo di esplosione che farà veramente tanto 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 male, cosa molto 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 utile nell'ottica di utilizzo. Poi abbiamo l'anello che ci dà stamina infinita, questo purtroppo lo potete trovare solo in endgame con la classe dell'arconte, mi spiace, ma senza questo questa build non funziona, perché la nostra grande grossa spadona, che ricordo trovarsi dal venditore di fianco al poligono di tiro nel world in modalità apocalisse, con 3 fendenti scarica l'intera barra della stamina, quindi senza questo anello questa build non può funzionare. Il cristallo degli Ahanae, come dicevo prima, potenzia i danni in base al numero di status univoci sugli avversari per 5%, quindi più ne avete più fate danni, in questo caso 20. L'anello che potenzia un singolo status e l'anello che aumenta la durata di tutti gli status. Ah, ovviamente aumentare la durata degli status aumenta i
di danni. Questa build è molto semplice ed è molto forte. Sinceramente parlando, tra tutte quelle che ho portato e quelle che ho visto, a livello generico secondo me rimane una, se non la più forte del gioco. E non perché ha dei danni altissimissimi, ma non solo ha i danni alti, ma è anche tank. Quindi voi avete un personaggio completo. Io ho visto molte build fortissime, ma se toccate scoppiano, o viceversa, ipertancose e con dei danni bassissimi. Questa, diciamo che è una via di mezzo, quindi qualsiasi giocatore la potrà utilizzare senza troppi problemi. Ovvio, ha uno stile molto particolare, quindi a tutti potrebbe non piacere, mettiamola così. Adesso andiamo a vedere la nostra potenza contro i nostri cari amici bersagli. Ok, siamo pronti. Comunque la spada la ottenete da lui, quel venditore che solitamente si trova in questo punto, e purtroppo, come dicevo, lo potrete fare solo e esclusivamente in modalità apocalisse, e questo è il suo danno caricato. Quindi quando attaccherete tenendo premuto il tasto scatenerà fendenti di energia. Testeremo la nostra build contro questo bersaglio perché posso aggiungerlo col danno della nebulosa, ovviamente l'attacco base, che purtroppo è questo fascio di acido molto 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 limitato, e quindi potremmo vedere la sua potenza massimo. Come dico sempre, attenzione, perché le build con la ritualista contro i bersagli sono un pochino buggate e non sempre il danno è effettivamente reale. Poi lo vedrete contro i boss, che non saranno tanti, eh? Sono sempre i soliti tre. Ho fatto l'Osom in versione DLC, ho tirato dritto, ho fatti tre boss che il gioco mi mette davanti, due erano delle schiappe, e poi in fondo c'è l'unico vero re che come sempre ho sciolto, perché questa build, quel boss lo prende, lo accartoccia. Io so che molti giocatori fanno fatica contro l'unico vero re, secondo me è uno dei boss più deboli del gioco, ma sono punti di vista. La combo è semplice: reliquia, miasma, che deve essere sempre fatto come prima cosa, nebulosa, attacco base e mod, arma primaria, mod e attacco base, si attiva l'abilità dello sfidante e si iniziano a fare attacchi caricati. Voi avete l'abilità passiva che vi dà potere mod in più con gli attacchi corpo a corpo. Quindi, in teoria, dovreste continuare ad attivare le mod delle armi in maniera omogenea. E in questo caso dovrete alternare le tre armi in maniera da avere sempre le cose cariche e sempre più segnalini contemporaneamente attivati. Adesso andiamo. 1... 2, 3, 4, si passa l'arma primaria, spariamo un po' di colpi, abilità dello sfidante e iniziamo. I danni dovrebbero essere sui 3000 più o meno, qua però secondo me non saranno effettivamente visibili bene. Infatti non li raggiungiamo mai nella vita. Però comunque penso che abbiate capito la forza di questo personaggio. Guardate gli effetti, quelli secondari che non scadono, vedete il fulmine che esplode, e noi abbiamo ancora miasma, quindi i nostri bersagli saranno perennemente avvolti dagli 4 status, che ci daranno quel 20% in più di danno perpetuo che vi dicevo all'inizio. Vedi di non causare problemi. Ho sbagliato. Sì, bla bla bla. Devo ancora capire perché mettono il tizio lì di fianco, che quando uscite dal poligono io schiaccio sempre il tasto per ricaricare le armi e parte l'interazione. Comunque, questo è lo spadaccino corrosivo. Questa è la build. Spero che abbiate capito la logica di questo personaggio. Come ho detto prima, secondo me è una delle build più forti. La più forte forse no, perché lì è una questione personale a livello di utilizzo, però per me, insieme a quella che ho portato l'ultima del ritualista, è una delle più forti, senza ma e senza perché. Se volete provarla in questa variante, vedrete che riuscirete a fare boss che prima non riuscirete a fare, anzi non riuscivate a fare, e viva l'italiano. E quindi qui, dal maestro Obi-Wan per Hobby, per oggi è tutto. Come sempre, vi lascio alle clip dei boss, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video! Persino io sono niente.
Yeah.